Modalità Super Alexa attivata. Inizio reattori online. Sistemi avanzati online. Apertura delle ali. Errore. Ali mancanti. Finora questa modalità è sempre stato un gioco, non è mai stato qualcosa di concreto o semplicemente degli effetti sonori, ma se vi dicessi che oggi è possibile attivare una modalità Super Alexa unendo l'assistente vocale all'intelligenza artificiale? Ebbene sì, è arrivata una skill potentissima e aggiungerei anche pericolosa che vi permette di rendere il vostro Echo più intelligente che mai. Avete presente il mio confronto assistente vocale di Amazon contro ChatGPT, che per chi non lo sapesse è quell'intelligenza artificiale basata su OpenAI che vi permette di formulare delle frasi davvero quasi umane. Ecco, c'è qualcuno che ha sfruttato l'open source di OpenAI e quindi ha introdotto quello che riesce a fare ChatGPT all'interno dell'assistente vocale di Amazon. E oggi vi spiegherò come attivare questa modalità. Semplicemente aprite la vostra applicazione di Amazon, andate in altro e in skill dovete cercare questa skill. Si chiama Oracolo di Apollo. E come l'ho scoperta questa skill? Praticamente lo sviluppatore nel video assistente vocale di Amazon contro ChatGPT, quando nel video ho detto oh, sarebbe figo se si unissero le due cose, ecco, ha detto io l'ho fatto grazie a questa skill. L'ho provata ed effettivamente funziona. Una volta abilitata la skill, cosa dovete dire? Dovete semplicemente dire avvia Oracolo. Sono l'oracolo di Apollo, potenziato grazie all'intelligenza artificiale di OpenAI. Chiedimi qualunque cosa. Fammi una presentazione da presidente degli Stati Uniti e con il nome Martino. Salve a tutti. Sono Martino, presidente degli Stati Uniti. Sono onorato di essere qui oggi per parlare con voi. Che altro vuoi sapere? Dimmi dei nomi che iniziano con C e finiscono con Z. 1. Kakaoz 2, Kakemirez 3, Kalceoz 4, Kamelez 5, Kampanitz 6, Kandelez 7, Kannez 8, Kanz 9, Kapitolez 10. Chi altro vuoi sapere? Crea una lettera di presentazione per il lavoro. Mi chiamo Martino, ho 26 anni e sono un informatico. Gentile signore o signori, mi presento, mi chiamo Martino e ho 26 anni. Sono un informatico con una solida esperienza nella programmazione, nella gestione di database e nella progettazione di sistemi informatici. Che altro vuoi sapere? Stop. Arrivederci e buona fortuna. Questi sono soli tre esempi di come potreste sfruttare l'intelligenza artificiale. Capite che adesso l'assistente vocale di Amazon con questa skill non è un semplice assistente che ti risponde in una maniera programmata. L'assistente vocale riesce a formulare una frase in base ai dati che tu riesci a fornire. Se io volessi chiedere queste informazioni direttamente all'assistente vocale, ovviamente non le riesce a fare. Fammi una presentazione di lavoro, mi chiamo Martino e ho 26 anni. Tradotto da madvix.com. Capite? Mi chiamo Jeremy Martino e sono coordinatore del commercio finanziario per una compagnia assicurativa internazionale. Ale, cosa stop? Oddio, quasi ci è riuscita, ovviamente. Ha accannato tutto. Praticamente questa skill permette di rendere super intelligente questo tipo di prodotto che finora è stato semplicemente un ascolta rispondi, ma in maniera un po' superficiale. Però c'è un problema che sinceramente non mi aspettavo, non tanto i crash che quelli ci sono anche su ChatGPT, ma sul fatto che questa skill, a differenza di ChatGPT, risponde pure alle domande illegali. Infatti, quando abbiamo fatto l'esperimento con il confronto assistente vocale contro ChatGPT, abbiamo visto che entrambi alle domande pericolose diceva no, non puoi farlo, meglio non farlo. Il problema di questa skill, non so come, risponde a tutto, letteralmente tutto. Quindi che cosa ho capito? Ho capito che di base il progetto, il codice sorgente dell'intelligenza artificiale che permette di avere queste risposte in realtà è senza filtri. Su ChatGPT hanno messo una specie di protezione sulle domande pericolose. Però il problema è che se uno sviluppatore prende il sorgente del codice può comunque togliere questo filtro. E nell'assistente vocale di Amazon questo non va bene. Ok, Poderak, non è che se un assistente vocale ti dice di fare una cosa illegale tu lo fai, però è meglio non darle queste informazioni. Immaginiamoci un bambino avvia una skill di questo tipo,
può risultare pericoloso. Quindi cosa ne penso? Penso che l'idea è fighissima, solo che secondo me sarebbe opportuno fare come ChatGPT, per certe cose mettere paletti. Comunque le persone mature capiscono qualsiasi risposta, quindi se un'intelligenza artificiale mi dice di fare una cosa sbagliata, ovviamente tu non la fai, ma è come le istruzioni, no? È opportuno specificare questa cosa, ok, sulla skill c'è scritto attenzione, tutte le cose dette possono, diciamo, essere sbagliate, quindi pensate con la vostra testa, ma questa informazione lo sai solo tu che hai attivato la skill. Se dovesse venire una persona in casa mia, attivare questa skill e iniziare a fare domande non legali, non essendoci nessuna frase all'inizio che dice guarda quello che sto per dire potrebbe essere sbagliato, insomma non dico che può essere pericoloso, ma meglio prevenire che curare. Fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel commento e continuate a seguirmi per rimanere aggiornati sulle novità dedicate all'assistente vocale. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!